La TV non era ancora a colori ai tempi degli ultimi trionfi, la Coppa Italia del 1974, mezzo secolo fa, e il settimo nonché ultimo scudetto, addirittura nel 1964, come tutti ben sanno, sotto le due torri. Lo squadrone che giocava come in paradiso. Erano dunque 60 anni che non si vedeva un Bologna così forte, così bello e così in alto. Il metodo Motta va riconosciuto. Non è stato subito compreso e accettato. Nella prima stagione di Thiago in panchina avevano sollevato molte polemiche le numerose esclusioni di Arnautovic. L'imprescindibile, secondo tutti, ma non secondo il tecnico, per il quale la forma atletica perfetta a ogni allenamento è il principale criterio selettivo. La completa assenza di gerarchia in squadra si è rivelato il primo inderogabile articolo nella costituzione del gruppo. Nessun privilegio, nessuna preferenza legata all'anagrafe, al curriculum o tantomeno allo stipendio. La democrazia meritocratica di Motta ha persuaso però tutti i giocatori a essere felici e partecipi in campo come in panchina o in tribuna e a farsi così trovare sempre pronti per il proprio quarto d'ora di celebrità. Vedi il caso eclatante di Usama e la Susi. Quel meraviglioso gol del 2-0 a Roma con un possesso palla di 1:40 è l'equivalente di Colombo che dice: ah, scusi, ultima cosa, e ti devasta quella cosa lì finché non confessi, prendi gol per sfinimento. Pallone col sinistro ancora per Lucumi in fase da trequartista. Lucumi tocca poi sulla sinistra da Ebischer lateralmente al vertice mancino per Salmakers che si accende col destro, torca per Zirze che stoppa con la suola, ritorna dal belga ancora Salmakers che crossa dentro l'area, dolce la Zuzzi, stoppa per Zirze che mette su e calcia Svilar, chiude la palla e lì sulla linea clamorosamente salva la Roma, ma il gol è valido. Motta sintetizza in tre punti il suo gioco. A. Per ottenere un calcio dominante bisogna non avere paura del pallone. B. Per un calcio d'attacco bisogna volere e ottenere il possesso della palla. C. La fase difensiva deve essere volta al recupero più rapido possibile della palla. Ai giocatori del Bologna, Thiago ha infatti chiesto di pensare ad attaccare mentre difendono e di pensare a difendersi mentre attaccano. Perdere il pallone è una sorta di crimine contro il calcio. È il primo comandamento scolpito nella sua tesi, intitolata appunto «Il valore del pallone, lo strumento del mestiere nel cuore del gioco».